3.000 eventi che caratterizzano il programma di Book City. Quest'anno Book City ha diverse novità, diversi momenti di cambiamento, di trasformazione, come si addice a un progetto che ha sempre fatto della sua capacità di rispondere anche in tempo reale alle sollecitazioni della comunità di riferimento, con una comunità cittadina, appunto la sua caratteristica. E dico comunità cittadina perché la caratteristica più forte di Book City è quella che è una manifestazione che sempre più la città sente come propria, come un momento in cui l'intero spazio urbano viene abitato dal pensiero, comunicato attraverso le parole dei libri, che vengono letti, che vengono condivisi, che vengono illustrati, che vengono raccontati, che vengono messi in scena, che vengono messi in mostra. E tutto questo genera una grande capacità di condivisione della lettura, che è, credo, la forma migliore per far sì che la lettura diventi sempre più non soltanto uno strumento prezioso di incremento e di acquisizione di nuovo patrimonio cognitivo per la comunità cittadina, ma anche un modo di esprimere la propria cittadinanza e la propria appartenenza alla nostra Milano. Quest'anno Book City avrà un cuore e quattro punti cardinali. Il cuore tradizionale è quello del Castello Sforzesco, i quattro punti cardinali: Triennale di Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, MUDEC Base e il Teatro Franco Parenti. Come vedete, quattro punti cardinali che sono dislocati in quattro posti diversi della città e che da lì irradiano poi ulteriormente questo fenomeno di diffusione del Festival di Book City, che è la sua caratteristica fin dalla prima edizione più forte e più ampia. Esattamente così come l'attenzione che Book City dedica a diversi momenti della condivisione della lettura, e con un'attenzione specifica al mondo dell'università, al mondo delle scuole, al mondo dei giovani, dei più giovani lettori, con una sezione apposta che è Book City Young, e naturalmente al mondo del sociale. Molte sono le iniziative che Book City ha dedicato al sociale e che dedicherà anche in questa edizione. Io in particolare vorrei ricordare che tributeremo particolare attenzione al tema dell'accessibilità degli eventi culturali, come già testimoniato dalla traduzione simultanea che sta avvenendo di questa conferenza stampa. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare Lisa Noia, che è delegata dal sindaco e che con noi ha collaborato anche alla realizzazione di alcuni progetti pilota che riguardano l'attenzione verso una sempre maggiore ampia accessibilità sotto ogni punto di vista della cultura e delle manifestazioni culturali. Quest'anno, dicevo, il programma è molto ricco e si arricchisce, come accaduto nelle precedenti edizioni, di novità, di esperimenti. Io in particolare vorrei citare su tutti un progetto che a me sta particolarmente a cuore, ovvero sia quello che accadrà in chiusura dalle 18 di sabato 19 novembre fino alle 10 domenica 20 novembre al padiglione Visconti, quindi nell'area ex Ansaldo, Le voci della città. Una maratona lunga una notte, un progetto curato e realizzato da Daniele Abbado, che voglio ringraziare davvero di tutto cuore per la straordinaria e generosa collaborazione che ha voluto dare a Book City nella realizzazione di questo progetto pensato apposta per Book City, e ringraziare anche moltissimo il Teatro alla Scala, nella persona del suo sovrintendente Alexander Pereira e di tutto lo staff del teatro, per la collaborazione concreta e pratica che hanno dato alla realizzazione di questa grande maratona di lettura incentrata sul tema delle città invisibili, che avrà luogo in uno spazio davvero estremamente ricco e affascinante, ricco di storia e affascinante anche per la sua conformazione. Vorrei inoltre fare un accenno riguardo al fatto che Book City Milano, in questa sua edizione del 2016, confermerà una tradizione molto importante e molto significativa, ovvero sia l'inaugurazione con il conferimento del sigillo della città dalle mani direttamente del sindaco Giuseppe Sala, del quale naturalmente vi porto i saluti. Quest'anno la scelta è caduta su Elif Shafak, che non è importante soltanto per il valore letterario della sua opera, ma anche per l'esempio che porta di riflessione rispetto alle nostre coscienze, alle nostre intelligenze, su ciò che accade nel mondo contemporaneo a noi vicino. Book City Milano è una manifestazione importante che ormai è arrivata a consolidarsi a questa sua quinta edizione e che già sta progettando, grazie al lavoro del suo comitato di coordinamento e all'associazione che si è costituita, presieduta da Pier Gaetano Marchetti, sta già assicurando ampio sviluppo per le edizioni a venire e per le edizioni future. Sempre più Book City rappresenterà anche la sua capacità di intessere un dialogo con tutte quelle che sono le forze vive che la città esprime nei confronti della promozione